Lavorare meno, lavorare tutti. Di recente l'Ichline è tornata sulla riduzione della settimana lavorativa a 4 giorni a parità di salario. Quello che non dice è che gli esperimenti fatti su questa tipologia di modifica nella gestione dei rapporti di lavoro fatti dagli altri paesi europei prevedono sempre la parità del carico di lavoro, quindi si lavora 4 giorni a settimana invece di 5, ma bisogna produrre le stesse cose, bisogna fare gli stessi risultati. O addirittura, come nel caso del Belgio, c'è la parità di ore lavorate, quindi si lavorano 4 giorni invece di 5, ma bisogna fare tutte le ore. Quindi il messaggio qual è? Sicuramente la tecnologia e l'innovazione ci consentono di lavorare meglio e lavorare di meno, però l'ordine naturale delle cose prevede che prima si ottengano dei guadagni di produttività o si sviluppi la capacità di lavorare in modo più efficiente e poi si ripartisca il dividendo di questi, guadagni in parte tra i lavoratori, in parte tra le imprese, offrendo quindi la possibilità di lavorare di meno e di lavorare di meglio, non il contrario, perché altrimenti si prende in giro chi ci segue e soprattutto, non da ultimi, i lavoratori.